In questo video parliamo delle piattaforme digitali per fare promozione per la tua musica. La promozione, come sai benissimo, è una fase importantissima, è il momento in cui tu riesci a raggiungere, un momento in cui devi sfruttare, soprattutto quando fai un nuovo lancio, un momento in cui tu cerchi di sfruttare il potenziale dei tuoi lavori al massimo per riuscire a portare più fan, più ascolti, più visualizzazioni, più seguito in generale al tuo progetto. E questa fase importantissima puoi gestirla da te nel momento in cui utilizzi delle piattaforme digitali pubblicitarie. Allora, diciamo che per quello che ci riguarda, le piattaforme pubblicitarie principali su cui devi comunque puntare per la tua promozione, parliamo di piattaforme digitali e quindi parliamo di web, di ambito web e di risultati comunque misurabili, tracciabili, quindi piattaforme digitali. Non stiamo parlando di promozione radiofonica, non stiamo parlando di comunicati stampa, stiamo parlando di unicamente quelle piattaforme che utilizzando il digitale ti possono portare dei risultati misurabili e tracciabili. E quello che serve assolutamente ai musicisti, quello che non deve mancare nella valigetta degli strumenti essenziali per un musicista, sono il Facebook Manager per fare la pubblicità su Facebook e su Instagram e la piattaforma di Google Ads per fare la pubblicità su YouTube. Quindi queste sono le due principali piattaforme, tra l'altro sono le principali piattaforme che vengono utilizzate anche in ambito professionale su qualsiasi altro tipo di settore, quindi ovviamente quante persone fanno pubblicità su Google e su Facebook o su Google o su Facebook, praticamente qualunque azienda, qualunque professionista che investa in digital marketing lo fa su queste piattaforme principalmente, perlomeno. E queste sono fondamentali per noi musicisti perché sono quelle che sono più vicine al nostro pubblico, ai fan. I social sono fantastici per raggiungere i nostri nuovi fan, per raggiungere persone che non ci conoscono, per portarle a scoprirci, per portare a incuriosirsi e per portarle poi a diventare nostri super fan, che sono quelli che faranno di tutto per noi. Queste due piattaforme sostanzialmente abbiamo, come diciamo, il Facebook Manager per andare su Facebook e su Instagram e Google Ads per andare su YouTube. Quando sei un musicista, essere presente su YouTube, su Facebook e su Instagram è fondamentale. Sono tre piattaforme molto diverse tra loro, anche se ormai Facebook e Instagram sono della stessa proprietà, ma ad ogni modo sono due piattaforme che hanno due linguaggi molto diversi e è importante per te capire come utilizzare queste due piattaforme di advertising, Facebook Manager e Google Ads, perché appunto puoi prendere in questo modo il controllo completo di quello che è la tua promozione. Imparare ad utilizzare Google Ads e imparare a utilizzare Facebook Manager ti dà la possibilità di fare il tuo music marketing da solo, che è quello che ti consente di evitare di appoggiarti a o comunque richiedere servizi di agenzie esterne. Quale musicista non ha bisogno di un'agenzia di promozione? Quello che sa farsi promozione da solo, e farsi promozione da solo non è assolutamente semplice. Devi sapere come funzionano questi due strumenti. Non ti puoi improvvisare a fare la pubblicità su YouTube, non ti puoi improvvisare a fare la pubblicità su Facebook e su Instagram. È molto più complesso il discorso che cliccare su promuovi. Il discorso è molto più complesso perché devi riuscire a capire un sacco di cose fondamentali. Tu sai oggi qual è la fascia d'età in cui il tuo pubblico risponde di più a quando fai delle comunicazioni? Qual è quella fascia d'età in cui ci sono più persone che ascoltano i tuoi brani? Sai oggi come reagiscono quando fai un contenuto, quando ne fai un altro? Se fai musica italiana, se devi i fan più simili a quello che interessa a te sono quelli a cui piace più Vasco o quelli a cui piace più Liga?
ci sono un sacco di cose che devi sapere e ci sono un sacco poi di dettagli tecnici che sono molto importanti. I dettagli tecnici sono fondamentali per riuscire poi a saper utilizzare queste piattaforme per ottenere veramente dei risultati, perché puoi sentire un sacco di persone dire che queste piattaforme non funzionano. Io ho speso migliaia di euro ma non ho ottenuto niente. Vuol dire che li hai spesi nel modo sbagliato, perché spenderli nel modo giusto ti porta i risultati che vuoi, assolutamente. Perché ci sono un sacco di aziende professionisti che fanno pubblicità con Google Ads e con Facebook Manager e riescono a ottenere i risultati che vogliono, le vendite che vogliono. E ci sono un sacco, credo la maggior parte addirittura, che non sapendo come si fa buttano ogni giorno un sacco di soldi tra Google Ads e Facebook Manager, perché non conoscono bene i loro utenti, come tu non puoi conoscere bene i tuoi fan, e non conoscono bene questi strumenti. Quindi non basta dire ok, ho queste due piattaforme, devo utilizzarle e provo a fare qualche promozione. No, devi imparare come si usano e come riescono a raggiungere risultati gli altri, riuscirai a raggiungerli sicuramente anche tu. Queste sono le piattaforme principali. Diciamo che imparare oggi a utilizzare Google Ads e imparare a utilizzare Facebook Manager è quello che veramente ti può far diventare padrone assoluto della tua musica, perché non solo sei in grado di produrre la tua musica, ma sarai in grado anche di promuoverla, che è una cosa incredibile, che è un vantaggio che ti devi assolutamente prendere oggi, perché oggi devi, se hai comunque la possibilità di farlo, devi prenderti questa possibilità. E la cosa bellissima di queste due piattaforme è che a differenza di altri metodi di marketing pubblicitari, come può essere la promozione radiofonica, come può essere altri tipi di promozione, qui hai dei risultati che tu puoi tracciare, tu puoi analizzare i risultati, imparare ad analizzare i risultati, capire quello che va meglio per poi migliorare la tua promozione sempre. Quindi puoi partire sapendo come si usano queste piattaforme a fare delle campagne promozionali e poi imparare, sviluppare sempre di più un metodo promozionale che funziona sempre meglio, e tu sei la persona migliore che può sapere come farlo, perché il progetto è tuo, perché nessuno più di te sa meglio come comunicare con i propri fan e cosa vogliono i propri fan, e devi solo imparare a capire i dettagli tecnici di queste piattaforme e capire come non sprecare dei soldi. Ma quello è quello che ti danno: risultati, risultati, risultati. Devi investire in promozione con la certezza di ottenere risultati. Se non hai la certezza di ottenere risultati, devi avere la certezza di avere dei risultati da analizzare per avere risultati migliori per le prossime campagne. Questo è fondamentale. Quindi diciamo che per quello che ti riguarda, per quanto riguarda la tua promozione, la tua autopromozione, perché se sei un musicista indipendente, emergente e ti curi da te degli aspetti della tua musica, ti devi curare da te anche degli aspetti promozionali. Con queste due piattaforme, avendo la capacità di utilizzare queste due piattaforme, che sono molto complesse comunque, ma avendo la capacità e avendo imparato a utilizzare queste piattaforme, sicuramente riuscirai a fare un'attività promozionale che è anche migliore di quello che moltissime agenzie di promozione riusciranno a fare per te.